Ragazzi, oggi sono contento come un prete al campo scuola, cazzo. Sono successe due cose fantastiche. La prima è che dopo tipo un sacco di anni, tipo dal 2013, credo, mi hanno dissato. Ok, campione. E l'altra è che mentre stavo iniziando a registrare è arrivato il corriere con la felpa di Astroworld e quindi mi ha ulteriormente migliorato la giornata, ecco. Perché sono contento, direte voi? Ti hanno dissato, sei contento? Sono contentissimo perché era da tempo che non ricevevo così tante attenzioni e... No, la discussione a quanto pare è con un... Dio porco, con un tizio di 38 anni. Io ne ho 18, ma sembra di parlare con uno di 12, quindi ci sta, insomma. Praticamente non so come mi è apparso, forse no, ma non ricordo nemmeno nei consigliati, boh, un suo video dove parlava essenzialmente di Pro Club. Ne parlava come se fosse tipo il CT della SLSA ai mondiali del 98. Cioè, va bene tutto, però per me i giochi restano giochi, ok? Quindi competizione di qua, competizione di là, ma sempre presi con un filo di serietà, perché ci vuole sempre in tutto, ma insomma il divertimento è la parte, diciamo, più importante. Cos'è che mi ha fatto ridere tantissimo? È che io gliel'ho fatto notare, effettivamente, ho detto: senti, guarda che non è che stai a fare chissà che cosa, cioè, perché io dopo rompo il cazzo, ma mi sento proprio rompicoglioni di natura io, quindi devo rompere i coglioni alla gente. Io non pensavo neanche mi rispondesse, perché ho detto: dai, che cazzo risponde a fare quando mi arrivano i commenti a me, tipo l'anno scorso un tizio si è messo a insultarmi a cazzo, ma di certo non gli vado neanche a rispondere. No, sto qua mi ha risposto con un video il giorno dopo, ho detto: ok, campione. Boh. Cioè, veramente io devo stare a sentire un ritardato del genere? Cioè, veramente c'è gente che viene nei miei video a commentarmi a me di come dovrei gestire o fare una squadra di pro club. Sì. Cioè, veramente te vieni a parlare, non sto parlando di te vieni a commentare a me. Te vieni a commentare a me di come dovrei tenere la squadra di Pro Club? La sezione commenti è creata per quello. Ho detto, vabbè, rispondiamo io normalmente a questo ragazzo, vediamo che tipo è. Risposte banali, offende subito senza neanche ascoltare, roba del genere. Non lo so, cioè, te vieni veramente a parlare a me, Nom? Veramente? Avete visto il canale di Nom? No? Ok, andatevela a dare un'occhiatina a quel canale. E cazzo, grazie! Mi fai pure spam così gratuito? Classico canale del ritardato. Certo, uno che streama senza neanche mettere la faccia, quindi lo stream più facile che si possa fare è carica video senza mettere la faccia, quindi doppio share, registro, proprio gli youtuber si definiscono anche youtuber, eh? Sì, doppio share e registro. E poi monto il video, ma questo non vuol dire che, cioè, non, perché devo spendere tipo 1.000 euro per un Elgato quando non me ne faccio un cazzo? Detto che non so montare col PC, l'ho detto 600.000 volte che monto con il telefono, quindi non ha un cazzo di senso fare questa cosa qui. Doppio share, posso aggiungerci la facecam, ma non voglio farlo, perché penso che non ce ne sia bisogno per il tipo di video che faccio io, perché non me ne frega un cazzo a me di essere seguito da certa gente, quindi sinceramente i video li faccio come mi pare a me, e se non ci voglio mettere la facecam, sono, credo, fatti miei. Poi, boh, non lo so, decidi tu. Direi che uno youtuber è colui che prende un video e lo monta, fa un bel montaggio, sì. A parte un piccolo trailer che ha fatto, il resto sembra un po' tutta merda. Logicamente, l'unico video decente che ho fatto è il trailer che me l'ha commissionato il mio vecchio manager, quindi è l'unico video che potevo far bene. E in effetti l'ho fatto bene, a quanto pare, grazie mille, almeno un complimento, dai. Il resto ovviamente tutta merda, no? Montaggi del cazzo, vabbè. Alla fine l'importante è sapere intrattenere la gente. In che modo lo fai non penso sia rilevante. Penso che più che altro tu debba saper tenere la gente. Poi vabbè che mi guardi un video in 30 persone è un'altra cosa. E lui ha il coraggio di venire a criticare a me, a Frank, capito? Frank che dà un insegnamento ai ragazzi, che dà sempre un insegnamento, porta rispetto sul tubo, vuol spiegare un po' come funziona qui, come bisogna comportarsi. No, lui chi è invece? Lui è grande, capito? Lui faccio l'anticristo. È arrivato il Blair. Ma lo vuoi capire, ritardato, che di Blair ce n'era uno? Purtroppo
Faccio l'anticristo. Quel titolo lì è un titolo che ho dato a un video semplicemente perché non sapevo che cazzo di titolo dargli, è vero. Cioè, ho detto, ok, ho fatto questo video di GTA che è un accumulo di cose in 7 minuti, come cazzo lo chiamo il video? E allora ho detto, boh, chiamiamolo così, ma semplicemente perché appunto tiravo tante di quei bestemmioni che persino il Papa in persona è venuto a farmi complimenti. Adesso non è che ti devi attaccare al titolo. L'unico complimento che ti faccio veramente, perché sei veramente stato grandioso, avermi spammato nel tuo video, perché comunque sto qua c'ha 4.000 iscritti, poiché faccia 50 views a video con 4.000 iscritti è un altro conto, però va bene. Non ho capito, però ok. Ma mi ha comunque spammato, mi ha dedicato un video, quindi ti ringrazio. E mi ha pure messo nell'info box del video. Ha fatto lui quello delle bestemmie e tutto. La smettete di copiare, ragazzi, ma siete banali. Siete banali e piccolini. La volete smettere di copiare Blair, eh? Fatevi un format vostro. Sempre a copiare. Quello faccio Blair, lo faccio anch'io, come quell'altro ritardato anche di cosa, come si chiama? Il Massello, Masseo, quel coglione lì. Il Massello. La gente dovrebbe capire che se tu bestemmi in un video, non per forza stai copiando Blur. È una roba incredibile, lo so che è assurdo pensare a una cosa del genere, ma è la verità. I miei video e i suoi video sono due cose completamente opposte. Fa proprio di argomenti, cioè di argomentazioni, di tutto. Cioè non abbiamo un cazzo in comune con Blur, cazzo. Beh. Comunque, ok, uno dice un porco Dio, diventa Blur o il Massello. Fatevi un format vostro. Che sarebbe? Cioè, no, perché voglio chiederti adesso, perché? Che format sarebbe? Se tu non bestemmi, stai copiando altri 100.000 youtuber che non bestemmiano. Ti potrei dire la stessa identica cosa, cosa vuol dire? Che educhi i bambini. Cosa? Ok, ecco, e tutti ora vedono che vanno qui i personaggi alla Blair, alla Massello, ma la differenza fra loro e voi, Massello, Masseo, quel coglione lì è un imbecille, non lo cago neanche, non gli sto a dire niente, Blair ormai ha fatto la sua, non è più così ragazzi, funziona, mi spiace il nome, ma te sei una merdina che sei uscita ora, capito? Non ti conosce nessuno. Allora, che non mi conosca nessuno è vero. Ma che sono uscito adesso, adesso, insomma. Sono 6 anni che sono su YouTube. Diciamo che non è che sono arrivato proprio adesso, adesso. Capito? È inutile che vuoi portare nel canale bestemmi pensando di essere figo. Chi ti segue? Avrai seguaci ritardati come te che ti seguiranno altri ritardati come te. Infatti, tutti i miei iscritti sono degli enormi ritardati, ma tutti. E lo sanno benissimo, ed è per quello che mi seguono. Cioè, è proprio il bello, no? È tipo una sottospecie di SERP il mio canale. Viva la figa, sto trasportando un carico di armi, ok. Campione. Cioè, non venire a parlare a me del mio pro club. Quando io porto rispetto ai ragazzi, do insegnamenti a tutti i ragazzi, insegno a non bestemmiare e tutto. Ma non bestemmiare è giusto, cioè che tu insegni a non bestemmiare è giusto, ma se io non credo in qualcosa, ok? E mi va di bestemmiare, ma non è che mi va, non è che mi piace, non è che io godo, vengo nel bestemmiare, cioè non è, oh sì, cazzo, porco Dio, no, non è così che funziona. Io gioco, mi incazzo e tiro le bestemmie, che quando gioco effettivamente ne tiro anche troppe è un altro conto, dopo nella vita reale sono un po' più contenuto, ecco, diciamo così. Ma non ha senso, perché ok, è giusto, per carità, quello che stai dicendo tu è giusto educare i bambini a non dire le parolacce, a non bestemmare, ma se io non ho un pubblico di bambini, perché lo so, le analytics del mio canale le vedo, che tu abbia un pubblico di bambini e che li voglia educare, lì non posso dirti veramente niente, cioè se tu vuoi educare i bambini, educali, però già il fatto che tu vieni a dire che comunque io bestemmio e che quindi non sono educativo per i bambini, che è vero, però poi mi fai un video, se hai un canale che appunto seguono i bambini, il video lo guarderanno anche loro. Quindi se metti nell'info box il mio canale, i bambini verranno a vedere il mio canale. Cioè, io mica ce li ho fatti vedere i bambini, me li ci mandati te. Quindi, insomma, stai facendo un po' una cosa controversa, diciamo così. Come seconda cosa, nell'info del mio canale c'è scritto che si fa black humor su questo canale, che si utilizza un linguaggio forte e che sconsiglio, io stesso sconsiglio la visione a un pubblico a cui possono non piacere queste cose. Quindi non vedo dove sia il problema, sinceramente, se io stesso sconsiglio di vedere i miei video. Vieni qui bimbo, tu bestemmi, dici le parolacce? No. È bello dire le parolacce, No. bravo. E se senti uno che dice le parolacce, cosa ne pensi di lui? Niente. Oh, cazzo sì, bambino. Grande.
È giusto, il bambino ti risponde che non dice le parolacce. Va bene, beh, ci mancherebbe altro, cazzo, ci avrà 5 anni, insomma, è normale che non dica, ma meno male che non dice le parolacce. E che cosa fa se vede qualcuno che dice le parolacce? Niente. Cazzo, vedi? Incredibile, ma vero? Bestemmiare o dire delle parolacce non è crimine, cazzo. Che è un cre? Che è un cre? Cretino, bravo! Sono pretty confuso. Cioè, scusami, allora tu prima dici che dai insegnamento ai bambini, gli fai la domanda, gli chiedi, scusa, ma cosa ne pensi di quelli che dicono le parolacce? Lui ti dice niente e tu gli tiri fuori dalla bocca cretino e gli dici pure bravo quando lo dice? Hai veramente dei problemi seri, cazzo? L'ipotalamo? C'è qualcosa che non va veramente? Un cretino. Se te sei su YouTube, imbecille cretino che non sei altro. Ma non eri quello che non insultava e che insegnava l'educazione, perché continui a insultarmi? Scusami. E bestemmi, dici le parolacce. I bambini che ti seguono le diranno anche loro dopo, pensando che è divertente, una roba del genere. Non mi seguono i bambini, cazzo, me li stai mandando te i bambini. Capito, imbecille cretino che non sei altro. Sei da schiaffi, sei proprio da sputi in un occhio, maledetto, schifoso. Puh, schifoso, maledetto, che non sei altro. L'hai golando e l'hai indato, che non sei altro. Cazzo ho detto, scusa? Maledetto, l'hai golando e l'hai indato. Non t'azzardare mai più a venire a commentare da me, perché te non sei degno di scrivere nei miei commenti, capito? Io non sono degno di scrivere nei suoi commenti. Non sono degno di scrivere nei suoi commenti. Non sono degno di scrivere nei suoi commenti. No, questa frase non ha senso neanche se la ripeto 50 volte. Quando parli di Frank Mazzoni ti esce qua la bocca, una volta no, due volte no, tre volte no, almeno 10 volte, col tantum, ok? Meno male, penso che è sapore di merda che mi rimane in bocca, infatti, dopo che l'ho nominato. No, dai, questo era veramente brutto. Perché quando parli di me, del mio canale, sì, è un canale che insegna ai ragazzi, quando la gente guarda il mio canale, le mamme sono lì, tranquille, lasciano il figliolo davanti al mio canale tranquillamente, perché sanno che Frank non dice bestemmie, non insegna cose brutte ai bambini. No. Infatti, ho visto. Quando qualcuno sente le tue live o i tuoi video, quello che fai, si deve mettere le cuffie, perché se sentono una bestemmia, la sentono loro, perché se la mamma sente la bestemmia di un imbecille come te, invertebrato, schifoso, brutto che non sei altro. Ricordo che c'è sempre il bambino di fianco, però, insomma, Mamma cosa fai? Dice, oh, ma te segui veramente questo ritardato di YouTuber? Sì, e ti tolgo la PlayStation per una settimana. Ma meno male che si mettono le cuffie quando guardano i miei video, se non lo so, spero di sì, effettivamente. Però, ripeto, il mio canale ha una fascia di età che va dai 18 ai 24 anni, controllata dalle analytics, quindi non ci sono bambini, a meno che io non abbia usato un'età falsa e lì non posso farci niente. Tu stai parlando del mio canale come se fosse il tuo. Stai mettendo come presupposto il fatto che io abbia un canale di bambini. Ma non è così, cazzo. Quindi tutte le accuse che tu mi stai facendo sono rivolte a me, che sono diseducativo per un pubblico di bambini, che non ho, cazzo. Dato maledetto non sei altro. E almeno ti facessi vedere la faccia. Fatti vedere in faccia, almeno vediamo chi sei, capito? Vediamo chi sei, che persona brutta sei, capito? Che ti voglio umiliare, ti voglio danneggiare proprio fisicamente, ti voglio pigliare per il culo per il tuo occhio storto, per la tua pelata, per la tua panza, per tutto quello che hai. Perché per me c'è il ciccione simpatico e il ciccione di merda. E tu in questo caso sei brutto, sei cattivo, brutto. Anche qui sono pretty confuso. Allora, è dare insegnamento ai bambini dire quello che hai appena detto? No, perché scusa, ho qualche perplessità a riguardo. Vabbè, quindi è finito. Ha finito di dire le sue cose. Ha finito di contraddirsi ogni 16 secondi. E tutto questo è bellissimo. Tutto questo è fantastico. Io ringrazio questo sito, questa community perché mi regala delle emozioni incredibili. Cioè, io a distanza di 6 anni non avrei mai detto che qualcuno mi avrebbe fatto di nuovo un video contro. Ed è stupendo, capite? Perché mi porta anche gente sul canale. I just kinda wish you